Buongiorno, cosa ne pensa di questa iniziativa dei parcheggi? È un'iniziativa bellissima perché finalmente anche per 5 minuti si può raggiungere la piazza. Io poi era tanto tempo che non venivo perché sto male, quindi una bella iniziativa, veramente bella, molto positiva. Cosa ne pensi di questa nuova iniziativa dei parcheggi in piazza? Credo che sia stata una cosa molto positiva perché magari per qualsiasi esigenza arrivare in piazza, poter trovare un posto, poter fare quello che uno ha bisogno di fare, andare alla posta, andare a prendere un cappuccino, andare a comprare una camicia, portare una persona anziana in piazza, una bambina, secondo me è positivissimo, è veramente una sensazione di poter fruire la città a 360 gradi, giustamente per un'ora, è giusto, quindi chiunque può arrivare in piazza, fruire della città, andare all'università, andare dai negozianti, andare a fare una passeggiata per la città. Secondo me è veramente molto molto positivo, una bellissima iniziativa e molto interessante, quindi ringrazio l'amministrazione che ha preso questa bellissima iniziativa. Cosa ne pensa di questa iniziativa del parcheggio? Va benissimo, doveva farlo prima. Sono solo vantaggi? Secondo me sì, io ho la macchina, che dici? Buongiorno, cosa ne pensa di questa iniziativa della piazza aperta? Dovrebbe portare una boccata d'ossigeno, secondo me. L'apertura della piazza vi dà qualche speranza in più? Sì, secondo me è positivo, ci dà una boccata d'ossigeno. L'ho visto già stamattina che un paio di coppie sono venute su, erano mesi che non venivano più in piazza, invece hanno parcheggiato. Devo dire che secondo me è positiva. Cosa ne pensa della nuova iniziativa da parte del sindaco di aprire la piazza? Beh, io credo che il sindaco in questo momento storico abbia avuto un'ottima idea, perché abbiamo bisogno della possibilità di entrare in centro con la macchina. Mo i risultati lo vedremo fra un po' di tempo. È anche vero che ogni DPCM magari restringe qualsiasi possibilità di movimento. Mi auguro che questo non avvenga e che i maceratesi si riabituino a ritornare in piazza, magari con la macchina, col parcheggio a orario, credo che sia, e che soprattutto i miei colleghi non la usino per parcheggiarci la propria macchina. Sinceramente, io spero proprio che i miei colleghi, i commercianti come noi, non usino quel parcheggio per parcheggiarci la propria macchina, perché dopo è inutile che noi ci lamentiamo che non ci sono i posti se ci parcheggiamo noi. Deve essere lasciato per i clienti. E io spero che ci sia un modo per poter controllare questa cosa, perché se no tutto questo che sta facendo Parcaroli è inutile. Buongiorno, cosa ne pensi di questa iniziativa del sindaco di riaprire finalmente la piazza? Allora, io penso che adesso come adesso sia stata una bella iniziativa, però come tutte le iniziative devono essere soppesate nel modo giusto, quindi qualsiasi cosa fatta poi sicuramente dovrà essere rivista e migliorata. Per adesso è un bel gesto, ma approfitto di questo minimo di luce che mi date, e vi ringrazio, per dire a tutti i commercianti del centro storico soprattutto che comunque le lezioni sono finite e quindi dobbiamo remare tutti quanti per il bene del centro. Cosa ne pensa di questa iniziativa del sindaco di riaprire la piazza? L'iniziativa del sindaco, che naturalmente aveva anticipato in campagna elettorale e ha mantenuto la parola, quindi una persona che dalle parole è passato ai fatti. In merito al parcheggio, ho visto delle persone arrivare molto entusiaste, persone che non venivano più in centro da un po' di tempo. Adesso c'è questa possibilità, una prova, un tentativo, dopo 10 anni di un modo di fare, oggi proviamo a fare il contrario. Oggi proviamo questa fase con i parcheggi e, come dicevo prima, aspettiamo per poter dare una giusta risposta, no? Adesso siamo partiti, le cose stanno andando come si era detto in campagna elettorale,
proviamo ad aspettare e poi daremo un giudizio a tutti. Bruno, cosa ne pensa di questa iniziativa del sindaco di riaprire i parcheggi in piazza? È inutile dire che per noi, soprattutto in questo momento, è un po' difficile, perché comunque diciamo la gente sta giustamente più a casa, è un aiuto in un momento di emergenza, poi vedremo poi in futuro quello che sarà. In questo momento io già devo ammettere che stamattina ho avuto delle persone che mi hanno detto: guarda, sono potuta venire diciamo in centro e mi è venuta voglia di fare un acquisto e sono venuta da te. Verità. Poi quello che sarà.